non ne vale la pena. Il titolo della manifestazione che si è svolta a San Giovanni a Piro contro la pena di morte. Con noi c'è l'organizzatrice, l'assessore Maria Sorrentino, che ci spiegherà i motivi di questa manifestazione. Allora, per la prima cosa ho voluto veramente sensibilizzare la popolazione, perché è un argomento un po' duro da affrontare, non tutti riescono a capirlo, e quindi ho voluto proprio cercare anche con un dibattito di far capire che comunque un delitto non può essere la punizione con un altro delitto, quindi noi diciamo no alla pena di morte. Perché dire no alla pena di morte? Perché non serve a niente, perché è un omicidio ancora peggiore dell'omicidio che si vuole sanzionare, perché spesso colpisce le persone più deboli, che non hanno la capacità di difendersi, perché non, a volte può colpire anche l'innocente. Io ho ricordato il caso Isacco e Vanzetti negli Stati Uniti, due italiani che furono condannati a morte alla sedia elettrica, del tutto innocenti, perché dove c'è è dimostrato che non ha portato a nulla, non è che i reati sono diminuiti. Il problema non è la pena di morte, il problema è che i processi si facciano celermente e che poi le pene che vengono date siano effettivamente scontate, che è un'altra questione. Professore, lei questa sera durante il suo intervento ha fatto un passaggio su quello che è il problema della pena di morte, che riguarda la dignità dell'uomo. Sì. Ci vuole spiegare in che senso? Cioè, il tema della dignità, il tema della pena di morte non è semplicemente un tema su cui dividersi, ma è soprattutto l'apertura di un problema che riguarda chi è l'uomo. Ora, il tema della pena di morte in realtà è l'occasione per rimettere in gioco il discorso della dignità degli uomini, non solo nei confronti del problema della morte, ma nei confronti del problema delle torture, dei trattamenti che violano la sua dignità, che calpestano la sua dignità. E non è vero che solo i campi di sterminio l'hanno calpestata. Ancora oggi nel mondo ci sono luoghi, tempi in cui questa dignità viene calpestata. Questa cosa non riguarda più stati isolati, nazioni isolate, perché nel tempo in cui viviamo il pianeta deve essere necessariamente guardato come un'unica estensione, perché se non la consideriamo così la realtà ci convince del contrario.